come state? Spero tutto bene, spero che procede tutto bene nel vostro allevamento, scusate l'assenza, però come ben sapete l'allevamento come sempre richiede tempo, poi sono nel periodo delle cove, quindi sto cercando anche di fare più nell'allevamento che stare dietro ai video. Lo so che non dovrei lasciare neanche il canale, però con le nascite, stare dietro ai piccoli, diciamo che lo sapete benissimo che richiede tantissimo tempo. Oggi non parlerò di prodotti di, no scusate, oggi non parlerò di né di estratti né di cure naturali, ma vorrei parlare di un prodotto della Chemipharma e parlerò precisamente della Chemipharma. Quindi per tutti quelli che mi seguono sanno che io nel mio canale porto solo cure o estratti, tutto naturale. Oggi volevo parlare di un prodotto a mio punto di vista valido e ho testato, ovviamente mi sono arrivati i prodotti due settimane fa e ho dovuto provarli. Come ben sapete, io prima di usare qualcosa devo testarla, e come ben sapete qua c'ho un po' di prodotti che sto testando tuttora, ma prima, cioè, andiamo gradualmente a parlare di un prodotto alla volta, che questo qua sarebbe l'Acisol Birds. L'Acisol Birds è un acidificante per il controllo del pH dell'acqua e la prevenzione delle malattie batteriche. È un sostituto, cioè, diciamo che è un sostituto dell'aceto di mele. Invece questo qua è un acidificante tecnologico ad azione mirata per contrastare il presentarsi di infezioni batteriche, che poi adesso andremo a elencare quali sono. E diciamo che è una prevenzione questa, acida l'acqua per rimettere un po' il pH, e contrasta per esempio la coccidiosi, la salmonellosi, la micosi, la colibacillosi e la clostridiosi. E diciamo che un millilitro d'acqua ti fa raggiungere circa il 6% del pH contro la coccidiosi e la clostridiosi. Invece 2 millimetri per litro d'acqua ti fa raggiungere circa il 4,5 per il pH contro la colibacillosi e la salmonellosi. L'Acisol Birds è un composto formato da 4 acidi in grado di ottenere un'azione acidificante differenziata non solo a livello gastrico ma anche enterico, particolarmente indicato nell'acidificare l'acqua di bevanda diminuendo il pH per il controllo della flora batterica e protezionaria intestinale patogena, colli, salmonella, candida, megabatteriosi, clostridi e coccidi. E un utilizzo costante di Acisol Birds consente di diminuire drasticamente la possibilità di contrastare infezioni batteriche, soprattutto in questo periodo qua che aumentiamo le pastonate e diciamo che cerchiamo di dare più proteine, più grassi ai nostri soggetti. E poi per chi è piccoli, questo prodotto qua è molto valido, particolarmente indicato per acidificare l'acqua di bevanda, diminuendo, come vi ho detto, il pH per il controllo della flora batterica. Quindi io l'ho provato questo prodotto qua e diciamo che, cioè, a parte che a prescindere, come ben sapete, io sono sempre stato con naturale, quindi non ho mai avuto problemi, però sono una persona che uso abbastanza volte l'aceto di mele, diciamo che due volte a settimana o tre volte a settimana io lo vado a somministrare o nel pastone o nel beverino. Però in questo caso qua, diciamo che mi ha molto colpito questo prodotto qua, che è questo qua dell'Acisol Birds, mi ha molto colpito, ho letto, ho fatto un sacco di ricerche e mi è sembrato un buon prodotto. E inoltre migliora l'assorbimento a livello intestinale del calcio e grazie al solfato di rame limita lo sviluppo delle alghe presenti negli impianti idrici. Quindi per chi usa, non usa i beverini ma usa, come si chiamano, scusate mi si era spento il telefono,
Comunque vi ho detto che per chi lo usa nei biberini o in piante idrici. Usato negli abbeveratoi nelle intubazioni riduce le formazioni del biofilm ad usaggi più elevati, 2 ml per litro. Viene usato per il controllo del campylobacter e della salmonella. I suoi additivi per litro sono composti di olio bollimenti e 4, solfato rameico e pentaidrato, additivi tecnologici e 236 acido formico, 1A338, comunque sono tutti i suoi additivi per litro e tecnologici. Invece le istruzioni per l'uso, per 1/2 ml per litro d'acqua da bere, e potete lasciarla tranquillissimamente nel beverino finché non la consumano del tutto. E invece somministrare 2 ml a cicli di 6 giorni, una volta al mese, fa raggiungere circa il 4,5 del pH. E quindi diciamo che hanno fatto anche dei test riguardo a sto Acisol Burst. I nostri test di laboratorio hanno messo a confronto Acisol Burst con alcuni tipi di aceto di mele comune. Per raggiungere il target di un pH di 4,5 utilizzando un comune aceto di mele servirebbero 10 volte la quantità rispetto all'utilizzo di Acisol Burst. Quindi, come vi ho detto, io sto leggendo quello che c'è scritto, ovviamente ho fatto un po' di ricerche su internet, su YouTube, ho guardato, diciamo che ho visto solo 2 o 3 video di qualcuno che l'ha usato e io ne ho voluto parlare perché comunque sapete che l'aceto di mele fa veramente bene ai nostri soggetti e ho voluto provare questo prodotto qua, sempre grazie alla Chemi Pharma che mi ha dato la possibilità di provarlo e ho voluto testarlo sui miei soggetti. Come vi ripeto, io sono sempre andato con aceto di mele, bicarbonato e aglio eccetera eccetera. Però leggendo il composto di questo prodotto qua, mi sembra un buon prodotto, quindi ho voluto testarlo e prima di caricarlo sul mio canale YouTube ho voluto provarlo, ecco, perché non carico niente su YouTube senza aver provato le cose, quindi ho dovuto fare qualche ricerca e poi l'ho provato sui miei soggetti e tuttora ce l'ho ancora nelle beveratorie, l'ho messo ieri e oggi non ho cambiato l'acqua. Comunque d'estate se lo dovete usare, lì in quel caso lì dovete cambiare l'acqua perché d'estate ci sono temperature alte, quindi io l'acqua la cambio anche 2 volte al giorno, però adesso che le temperature, io ho 10 gradi in allevamento, quindi non fa male, cioè, anzi non, la tengo anche per 2 giorni finché non la consumano del tutto. E niente, come vedete ho un po' di prodotti, quindi sto testando un po' tutto e per adesso sono rimasto colpito dall'Acisol Burst. Ovviamente ancora non ho provato Aminovite, il Selene, il Fitomite ve ne ho già parlato, quindi lo conoscete bene, il Fortipan ancora non l'ho testato, sto testando l'Orobiotico, tante uova, il Silver Star, e il Fortibird che è quello per i pulli, lo sto testando tuttora e i pulli li ho già svezzati, come vedete sono qua da soli. Li ho tolti dalla loro mamma e perché diciamo che, se vi faccio vedere un po' l'allevamento come procede, qua ci sono già tre fratelli, qua una coppia di Malinois, anzi questo qua è il figlio, la figlia scusate, in teoria dovrebbe essere la a 25 giorni di vita, lì c'è il papà e qua la mamma. Oggi sono nati i primi 2 della sua seconda covata, come vedete, eccoli qua. Diciamo che entro oggi pomeriggio, se Dio vuole, nascono gli altri 3. Mettiamo le loro qua per protezione. Poi qua un'altra coppia, li ho annellati 10 minuti fa, che adesso vi andrò a far vedere. Sono 3 già annellati e lì in alto un'altra coppia, la femmina sta covando e sono nati 2 e mancherebbe il terzo. E diciamo che ho di canarini, ho poche coppie, ho 3 coppie di canarini, 4 coppie scusate, dove mi hanno fatto la prima coppia, me ne ha fatti 3 e adesso sta covando di nuovo, che è qui,
la prima copia che ha fatto quest'anno. Adesso vi farò vedere. Eccola qui, su. Diciamo che è nato per adesso solo uno, stamattina anche questo. E niente, Verdoni, quella femmina qua che sta covando, non so se la vedete, ha fatto il suo quinto uovo, quindi oggi è iniziato la cova. E Cardellini, uno maschio, uno strano, per una femmina White Cop. Anche lei ha terminato il nido, adesso cercherò di farvelo vedere, non so se si vede bene, ma non vi voglio disturbare. E niente, le altre coppie di cardellini sono qua, una coppia di là e l'altra coppia è qui che sta facendo un nido anche lì. Diciamo che sto provando un po' tutto, ecco. E adesso, come vi ho detto, vi parlerò al prossimo video dell'Aminuvit, di come somministrarlo e un nuovo prodotto che secondo me è veramente valido è Neopradisan. Questo qua è per disinfestare il locale, funziona per le uova di acaro rosso, per l'acaro rosso. Vabbè, comunque ve ne parlerò nel prossimo video. Oggi ho voluto farvi parlare solamente della Chemifarma e vi ho fatto vedere un po' il mio allevamento, come procedono le cove e niente. Spero che il video vi sia piaciuto e grazie per il supporto a tutti gli amici che mi stanno supportando tuttora. Quindi cercherò di portarvi più video, ma come ben vedete l'allevamento richiede tempo. Quindi cercherò di portarvi altri video, altre news riguardo a come procede l'allevamento. Io condivido tutto con voi, le cose belle, le cose brutte, anche se per fortuna ringrazio Dio, quest'anno cose brutte non mi sono ancora capitate. Spero che non capita niente, perché è normale che trovi un. Puoi trovare un soggetto impallato da un momento all'altro, però per adesso ringrazio Dio, va tutto bene e procede tutto alla grande. Quindi io ve lo consiglio, per chi lo volesse vi lascio il link in descrizione, Access Birds, veramente un gran prodotto secondo me. E niente, ci vediamo al prossimo video e grazie a tutti.